6. Non ci credo! Non ci credo! Bastava resistere un attimo. Hanno pareggiato tipo a 5 secondi dalla fine. 3. E noi ci riportiamo avanti a un secondo dalla fine. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati su Mario Strikers Battle League Football. Bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio ho ricominciato a completare di nuovo tutte le coppe che avevamo già conquistato in precedenza, però questa volta in modalità galattica. Abbiamo conquistato la Coppa Cannone e oggi dobbiamo dedicarci alla Coppa Precisione. Allora, vediamo un po' che giocatori posso selezionare per la mia squadra. Direi di creare il tandem Peach Rosalinda davanti, eccole qua, con Mario, ed infine dietro in difesa Bowser. Maglia rosa, va bene il rosa questa volta. Giungla remota come stadio, dobbiamo affrontare lo Spartak Uova. Ed eccoci qua. Allora, rubiamo subito palla. Occhio. Oela, Todd, così? Guardalo! Guardalo! Così a tradimento, subito? Mamma mia. Occhio Bowser, eh. Perché il ragazzo... vabbè. Mi ha dato una martellata. Calmi, calmi. Quante botte! Ho preso Yoshi. No, dai. Vabbè, niente, ci abbiamo provato. No, occhio. Via, grazie. Contropiede. Vai, Peach. Ma mi ha anticipato Mario, se non sbaglio. Aia. Non riusciamo a tirare. Guarda Mario come evita i miei attacchi. Occhio. Occhio. Lo avevo detto, occhio. Qui stiamo rischiando tantissimo, eh. La prima volta che vado sotto di 2 gol, mi sa. Ah, l'ha presa. Dobbiamo accorciare velocemente le distanze. Accidenti. No, 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 così no. Occhio. Aia. Hanno lì davanti Donkey Kong che fa veramente un gran casino. Guardalo, piccoletto, che evita pure il mio attacco. Oh, grande Bowser, grandissimo, 2-1. Fa un po' impressione vestito con il colore rosa, ma va bene. Allora, dammi il pallone. Sì, 2 pari. Grande Peach. Mamma mia. Grandissima. Abbiamo calciato la palla giusto in tempo, eh. Adesso aspettiamo, sapete cosa? L'ipertiro e poi attivo la... Quante caspita di passaggi fanno. E poi attivo la stellina. No! Ah, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Perché invece di calciarla... palo, palo, palo. Cosa abbiamo rischiato lì? Mamma mia, calcia via, calcia via. E ci pensa Bowser! E ci pensa Bowser! Mamma mia! Dicevo, abbiamo sprecato un po' la stellina perché invece di calciare l'ho passata. Però attenzione che zitto zitto Bowser
La ribalta. No, stavolta non ce l'ho fatta. Questa l'ha presa. Che strage. Avevo tutto il tempo per calciare. No, occhio. No, dai. Ah, che erroraccio in difesa. Rivediamo. Ha provato a intervenire Peach, ma è arrivato in ritardo. No, occhio. Accidenti. Bravo, boom boom. No. No, dai, non ci credo. 4-3. Accidenti. No. Che odio quando sto per caricare. 27 secondi. Vai, vai. No! Non ce la faccio. Guardali che mi tengono nella mia metà campo per impedirmi di tirare. Niente, prima sconfitta, incredibile. Prima sconfitta. Han vinto loro. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Non me l'aspettavo, è stata una partita tiratissima. 13-10. Ah, ok, abbiamo una seconda chance, perfetto. Contro Ali United. Ok, eccoci qua. Sì, beh. No, vabbè, dai, non ci credo. Era un gol fatto, praticamente. Vabbè. Bella. No, l'ha presa. Non dobbiamo sprecare occasioni. Che poi sono più o meno la stessa squadra di prima, eh. Quante sportellate. E passano ancora una volta? No, occhio. Mamma mia, boom boom. Meno male che l'ha presa. Bravissimo Bowser. Forse ce la facciamo. Sì. Mamma mia. Vediamo se sarà in grado di prendere questo tiro, ma non penso proprio, Ok, buono, ci portiamo subito su 2-0, meno male. Quando abbiamo l'occasione sfruttiamo gli steeper tiri. Ma anche i tiri normali van bene, Accidenti. No, no, no. Bravo, boom boom. Ho capito. Mamma mia. Attenzione. No. C'era da aspettarselo. Abbiamo lasciato la nostra difesa completamente scoperta. Mamma mia. 2-1. Eccola. Bravo, boom boom. Intanto gli abbiamo portato via l'ipertiro. Non riesco a utilizzarlo.
Sì, ho capito, ma mi ha selezionato mezz'ora dopo Bowser. Avrei potuto impedirgli di pareggiare. Ah, vabbè. Ma sbaglio o si sono arrabbiati un pochettino? E basta sti passaggi. Presa. Siamo due pari. Nah, troppo distante. No, l'hanno preso loro lì per tiro. No, la banana no, però dai, Yoshi. Sei pessimo. Eh no, eh. Ok, buono. Che casino. È una battaglia. Ragazzi, è una battaglia incredibile. Grazie. Sì, sì, grande Bowser. E andiamo. Mamma mia. Ero già disperato per aver perso il pallone in quella posizione. Questa l'ha presa. 28 secondi. Aia. No, DK. No, l'ho spazzata via due volte, anche mentre era a terra. È un bombardamento, ragazzi, è un bombardamento. 10 secondi. Ma ah, peccato. 2, 1. Non riesce a calciare, non riesce a calciare. Mamma mia, che partita. Wow. Così sì che le partite sono interessanti. ...12-11-1. È andata bene che sono riuscito a mandare a segno quell'ipertiro. Oh, attenzione, lo Spartak, lo ribecchiamo. I tubi quindi devono essere parecchio forti, eh. Ma utilizzano sto DK lì in mezzo, che è fastidiosissimo. Ah, dai. No! Peccato. No. Se la passano in continuo... Ma vabbè, è un attacco continuo di testa. Ma che roba? Ah. Via. La presa. DK mi ha impedito di ribatterla in porta. Questo non lo puoi evitare. Questo lo prendiamo noi. Sì, giocano in un modo abbastanza fastidioso, se devo essere sincero. Giocano in un modo abbastanza fastidioso. Non riesco a tenergli testa proprio per questo motivo. Perché usano il Donkey Kong lì davanti che non dà un secondo di tregua. In più loro ti tengono distanti. E basta lanciarvela sopra la mia testa, la palla. Eccola. No, presa. Oh, oddio, che fucilata gli ha tirato fuori. Cioè, gli ha tirato contro. Mio Dio, non me l'aspettavo. Fatemi rivedere. Con la coda. Ma era un bolide. Mamma mia, era un bolide.
No, lasciamelo fare il tiro. Oi. Ah, questo l'ha preso. Beh, anche voi mi tenete distante. Aia. No. Mi stanno facendo girare la testa, se devo essere sincero. Con tutti sti passaggi per aria. Dov'è la palla? Ah, DK. No, che stress. No. Oh, beh, sbagliano anche loro, ogni tanto. No, non ce la faccio, infatti. Conveniva effettuare un tiro normalissimo e via. No, l'ha preso! No, palla lì! Accidenti! No, lasciami effettuare il tiro, accidenti! Oddio, che odio quando non mi fanno effettuare i tiri che voglio. Dov'è il pallone? Qua. Grande Bowser. No, troppo forte, cioè bello ma troppo alto. Ah, si protegge. Bravo, boom boom. Nah, ha parato anche questa. Non ci sto capendo più niente. Troppo debole. No! L'ha toccata per miracolo. Oh, picchiano comunque, Vorrei sottolineare il fatto che stanno picchiando come non mai. Grazie. E basta, andatevene a casa, mamma mia. Andatevene a casa, bravo Mario. Dovremmo riuscire a spedirla dentro. Sì, oh, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che partitona. Che partitona. Bella, bella, bella. 7-7. Equilibrata, equilibrata. E adesso in finale affronteremo lo Sporting Tubi. Eccoci qua. No, oddio Yoshi, iniziamo. Ho capito perché hanno vinto 6-1. Ah. Aia, mi sono schiantato contro il muro. No. Sì, bravissima, bravissima. Abbiamo evitato il contatto e siamo riusciti subito a spedire la palla in rete.
Mamma mia, che... Ella, che passaggi veloci. Mamma mia. Rivediamo. Eh sì, praticamente Boom Boom era da tutta un'altra parte. Aia, lo sapevo che avrebbe utilizzato quello. Aia. No, devo effettuare un tiro più potente. Dove caspita è la palla? Aia. Bravo, Boom Boom. Bella. Sì, sì, bravi, 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 bravi. Bella. L'ha respinta male, eh. Vedete? E Rosalinda era, era messa meglio di Peach, di Luigi. Palla lunga. Attenzione. Adesso non è che tutte le volte dopo 2 secondi dovete pareggiare il conto, eh. La presa. Mi ha steso. Accidenti. Bravissimi. No, no, occhio, occhio ai passaggi. No, vabbè, dai, però così no. Cioè, Boom Boom veramente a farfalle. Sì, sì, era farfalle praticamente. Grazie. Ecco, ah ok, pensavo la mettesse sotto il 7. Bello. Molto utile. Dov'è? È lì, ok. No, la prende, questa qua la prende. Purtroppo la prende, peccato. Non sono stato precisissimo. Accidenti. Meglio andare davanti alla linea di porta, guardala. Sì! Meglio ancora. Ero pronto a respingerla, è andata bene che la loro Rosalinda si è congelata. Però va anche bene così. Abbiamo 2 gol di vantaggio, eh. Ah. Sì, ma sono tutti KO. No, dai! Che odio! Yoshi, che odio! No, mi spiace. Oh, mamma mia. 4-3. Tiro sotto l'incrocio. Rivediamo. Gran rovesciata di Luigi. Mamma mia. Mancano 17 secondi, eh. Dieci secondi. Sei. Non ci credo! Non ci credo! Bastava resistere un attimo. Hanno pareggiato tipo a 5 secondi dalla fine. Tre.
E noi ci riportiamo avanti a un secondo dalla fine. Non ci credo, pazzesco. Che finale al cardiopalma, veramente. Mamma mia, che partita. Che partita, fantastico, veramente fantastico. Ce l'hanno fatta sudare sta vittoria. 9 tiri a 13. No, scusate, perché devo rigiocarla sta partita? Non avevo vinto? Perché me la fa rigiocare? Vabbè, vinciamo di nuovo. Nessun problema. Eccola. Sono alquanto deluso, eh. Cioè, non ho capito perché me la fa rigiocare, ma vabbè. Accidenti. Eccola, che lo sapevo che faceva quel giochetto lì. Ok, abbiamo pareggiato subito i conti. Ah, aia. Sì, la loro Rosalinda ha rotto veramente le scatole, eh. Oh, no. No, quella lì non so come ha fatto a prenderla. Bravo, boom boom. Aia. Proprio quello che volevo evitare. No, mi spiace. Beccati questo piuttosto. Non so come ha fatto a non andare dentro. Peccato, ha preso anche quel tiro lì. Aiuto. Bravo, boom boom. Accidenti. No. Oh, che stress! C'è sempre qualcuno in mezzo. Mentre sto per tirare. Guarda Mario come mi spinge. Sei obbligato a lanciarla lunga così. No, sono finito sulla mia stessa banana. Ok. Aia. Ma... attenzione. No, vabbè, il palo pieno no, però. Sono riuscito a impedirgli di... aia. No. Ma lo fanno, eh. Eccola, lo sapevo che finiva così. Era da 2 ore che... c'era nell'aria quel gol.
È tosta. Ah, le prende tutte, niente. Sta partita qua è persa praticamente. Ma non capisco perché, come dire, non mi hanno calcolato la vittoria di prima, perché avevamo vinto. Cioè, scusatemi, che roba è? Skippiamo un attimo, 14-8, va bene, se la meritano loro. Ah, perché... Ok. Sì, devo sconfiggerli due volte se arrivano in finale con due cuoricini. Ok, non la sapevo sta cosa. Allora rigiochiamo l'ultimo match. Ok, rieccoci qua. Perché io arrivavo sempre in finale con due cuoricini e la squadra avversaria con uno solo. Questi qua invece sono arrivati con due cuoricini. Ho capito, Mario, però che stress. Eccola, bravissimo, boom boom. Bravo, boom boom. Non so cosa ha preso, ma l'ha preso. Deve girare intorno alla banana. Deve girare intorno alla banana, fantastico. Ehi. Aia. Mio Dio, che sportellate. No. Occhio di nuovo. Ci stiamo difendendo con le unghie e con i denti. 14. Siamo scoperti. 2, 1. Oddio, stavo per andare dentro, mamma mia. È passata davanti alla linea di porta. Mamma mia, che pelo, ce l'abbiamo fatta. Mi spiace aver utilizzato quelle 100 monete. Siamo riusciti a vincere la seconda finale e ci portiamo a casa il trofeo. Mamma mia. Prima veramente abbiamo perso per un soffio, eh. Ma sono rimasto scioccato perché non sapevo sta cosa. Ero troppo abituato a vincerle tutte e quindi arrivare in finale con due cuori mentre la squadra avversaria ne aveva sempre solo uno. Invece stavolta ne avevano due, quindi dovevo sconfiggerli per forza due volte. Va bene, ci sta. Comunque il trofeo l'abbiamo portato a casa. Non oso immaginare gli altri, ragazzi. Ci sarà da sudare parecchio, eh. Comunque... non si può dire che le partite non siano state tirate. Va bene, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Mario Strikers Battle League Football qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace, commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo sempre qui su questo videogame. Alla prossima!